Bene, passiamo ora al quarto punto all'ordine del giorno, l'interpellanza presentata dalla consigliera Maria Teresa Mancia del Movimento 5 Stelle sulla verifica dell'attività del circolo privato ASD Vento Latino Ballomania, sito in via Colocci numero 3. Consigliera Mancia, se si prenota, facoltà. Grazie, buongiorno a tutti. È un'altra storia infinita, che dovrebbe essere risolta, una volta per tutte. È una storia che questa amministrazione ha ereditato come altre, quindi la responsabilità per ora non ce l'ha, ce la potrebbe avere se questa storia non finisse appunto il più presto possibile. E la conosciamo tutti, notizia di questa mattina, giornale di oggi, al Vento Latino soffia la rissa, scazzottata all'alba tra cubani davanti al circolo. Quindi è una storia che conosciamo benissimo, dura da 3 anni e parliamo di convivenza, diciamo così, per usare un eufemismo, problematica tra appunto gli abitanti e questo circolo. Almeno 2 anni, dico almeno 2 anni di non solo lamentele ma proteste formali. E dico almeno perché sappiamo che alcuni cittadini hanno, almeno 2 anni, perché alcuni cittadini hanno provato all'inizio a instaurare un dialogo con queste persone, ma hanno ottenuto l'esatto contrario, e questo è un dato che ce la dice lunga. Quindi non solo lamentele, ma anche proteste formali. E qui, Sindaco, io mi riferisco anche a quello che è stato detto nel corso dell'assemblea di 10 giorni fa circa. Qualcuno la faccia ce l'ha messa, qualcuno lo stradello in comune l'ha fatto, e io penso che non si possa chiedere altro e oltre, cioè non si può chiedere una maggiore esposizione a cittadini che stanno vivendo un disagio fortissimo e prolungato. Probabilmente è arrivato il momento che siano le istituzioni a esporsi in modo definitivo. Allora, la storia è conosciuta benissimo, no? Dietro a questo testo, a questa nostra interpellanza, non c'è nessun retropensiero, c'è soltanto una domanda. A parte che siamo scandalizzati dal fatto che, come per altre vicende che abbiamo tirato in ballo, le storie si dilunghino così, insomma, questo è veramente scandalizza. La domanda che ci poniamo e che è dietro a questa interpellanza è una sola, è un problema di legalità, no? C'è in questa storia il rispetto della legalità? Qui non parliamo neanche di sicurezza, ma di legalità. E che i cittadini stanno dalla parte giusta, stanno dalla parte della legge e della ragione, cioè non c'è bisogno di dirlo, non c'è bisogno neanche di scomodare la Costituzione, però scomoderò qualcosa che forse conosciamo un po' di meno, cioè la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Quella forse non la conosciamo, cioè conosciamo benissimo la revisione di spesa, l'Europa ce lo chiede, il patto di stabilità, la BCE, però non conosciamo la Carta. E io ho citato alcuni articoli, non li sto qui a ripetere, ma il primo è fantastico. Il primo articolo dice: ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole. Non dico poi l'articolo 41 che è veramente strabiliante, cioè parla di diritto appunto, no, alla buona amministrazione. Il primo invece parla della difesa della dignità. Quindi abbiamo diritto a una buona amministrazione, c'è anche il concetto di risarcimento dei danni, tra l'altro. Allora, quindi loro stanno dalla parte della legalità. Per la verità bisognerebbe dire che le istituzioni sono intervenute, no, nel tempo, quindi questo testimonia tra l'altro il fatto che il problema esiste, altro che Fisime o non so, qualcuno ha parlato sui giornali di paranoiche, di paranoici, no? Allora, quindi il problema esiste. Noi in sostanza chiediamo che, per
praticamente gli interventi che sono stati fatti fino adesso, no, siano, vengano data, si dia un seguito, si controlli che quegli interventi siano stati effettivamente applicati fino in fondo. E parlo per esempio dell'ordinanza dirigenziale che è uscita da questo palazzo nel febbraio scorso, no? Quell'ordinanza parla chiaro, insomma, no? È stata fatta dopo un evento, no? Che forse ci ricordiamo, si parla di sanzioni, probabilmente le sanzioni sono state appunto pagate, ma si parla anche di presentazione di una relazione a firma di un tecnico competente in acustica, no? Che attesti il rientro dei limiti acustici previsti per legge e le azioni poste in essere per il risanamento che è stato fatto, cioè le misure di risanamento previste per rientrare nei limiti, no? Di legge sono state, c'è insomma un controllo su questo? E poi si parla anche di nuovo controllo da parte dell'ARPAM, ad adeguamento avvenuto, c'è stato questo controllo. In sostanza, insomma, noi chiediamo anche che si controlli, per esempio, la concessione della licenza. Ci sarà nelle pieghe qualcosa che non va? È possibile che non si possa risolvere? Allora, e poi ci domandiamo se non sia il caso di ricostruirla tutta questa storia, anche con dati, proprio con un studio quasi statistico, cioè quante segnalazioni sono pervenute alle forze dell'ordine da parte dei residenti, quanti interventi a seguito di queste, quante violazioni, e poi di nuovo la legalità delle licenze, quella per esempio igienico-sanitaria e tutte le altre che sono prescritte per legge. Insomma, questa storia è durata troppo e deve finire. Grazie consigliera Mancia, risponde il sindaco. Allora, questa è una situazione che definirei quasi kafkiana in questo senso. Nel momento in cui mi sono insediato, pochi giorni dopo ho incontrato i rappresentanti del quartiere Prato che mi esponevano queste problematiche e chiedevano aiuto per risolvere questo problema. Io non ho messo in elenco le volte che siamo intervenuti nei confronti delle forze in generale di polizia, però ricostruiamo un po' la situazione, diciamo quello che è il punto attuale. Allora, il Comune può intervenire su due questioni, una sulle licenze amministrative e in particolare su quello per la somministrazione di alimenti e bevande e può intervenire sulle questioni legate all'acustica. Allora, per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, la vecchia amministrazione l'aveva revocate. Parliamo di questa associazione che tra l'altro in continuazione cambia i legali rappresentanti, dunque è anche difficile avere un interlocutore fisso. Comunque il Comune ha revocato le autorizzazioni, l'associazione aveva fatto ricorso al TAR, poi di fatto non ha dato seguito e dunque le autorizzazioni per somministrazione di alimenti e bevande sono state di fatto revocate dal Comune di Iesi e ripeto è stata un'azione fatta dalla vecchia amministrazione. Poi c'è la questione legata all'acustica in generale, lì che cosa è successo? Il Comune ha chiesto un intervento, non so se il cittadino o il Comune hanno chiesto un intervento da parte dell'ARPAM, l'ARPAM ha fatto la verifica, ha rilevato che in realtà i suoni andavano ben al di là di quelle che era il consentito. A questo punto il Vento Latino, l'associazione, ha fatto opposizione, ha presentato una perizia fatta da un tecnico di loro fiducia, al che il Comune comunque a seguito della verifica fatta dall'ARPAM ha emanato un'ordinanza, il dirigente del Comune di Iesi, per la sistemazione di questi locali, ma siccome il Vento Latino aveva contestato tramite ulteriore sua perizia,
il tutto a questo punto va in mano all'autorità giudiziaria, perché non è più il comune che può intervenire, ma deve intervenire l'autorità giudiziaria per fare in modo che vengano ripristinate le condizioni di legge, perché da una parte c'era il comune che sosteneva tramite verifica ARPAM che i limiti acustici erano superati, dall'altra c'era una perizia presentata all'associazione che controdeduceva e sosteneva l'esatto contrario. Il comune comunque ha emanato un'ordinanza, ma a quel punto l'ordinanza non poteva essere più effettuata se non su indicazione dell'autorità giudiziaria. In buona sostanza, il comune di Jesi, per quello che ha potuto dal punto di vista legale amministrativo, è intervenuto e ha fatto quello che doveva fare. Poi ha fatto un'azione continua nei confronti delle forze di polizia e del questore, che poi è il soggetto deputato a ritirare la licenza e far chiudere il locale. L'ha fatto continuamente, l'ha fatto nei confronti diretti del questore, l'ha fatto attraverso le forze di polizia e l'ha fatto ripetutamente. Ci sono relazioni fatte all'interno degli stessi carabinieri, hanno mandato relazioni molto dettagliate al questore. Se il questore non interviene, il comune di Jesi non può far nulla se non continuamente sollecitare l'intervento del questore. Non abbiamo assolutamente mezzi che ci permettano di fare nulla. Tra l'altro, dal momento in cui la somministrazione di alimenti e bevande è stata revocata, non abbiamo neanche l'opportunità di entrare in quel circolo, perché a questo punto sono solo attività di polizia giudiziaria, dunque dovrebbero entrare le forze dell'ordine, non certo il comune di Jesi, che non ha più titolo per entrare in un circolo privato. Questa purtroppo è la situazione. Dunque non crediate che il comune non si è adoperato, non so che cosa può fare il comune se non sollecitare le forze dell'ordine, evidenziare che c'è un problema di criticità enorme, farlo continuamente, farlo nelle modalità e nelle sedi opportune, perché non lo può fare attraverso i giornali. E dunque io credo che noi abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità. Aggiungo che oggi stesso richiamerò il questore per l'ennesima volta, solleciteremo di nuovo un intervento. Detto questo, credo che più di questa attività noi non possiamo fare. Grazie signor Sindaco, la consigliera Mancia per dichiararsi soddisfatta o insoddisfatta. Facoltà. La sua risposta mi preoccupa ancora di più, perché vuol dire che qui la situazione è esplosiva, perché è drammatica. Se il questore non interviene non si può far nulla. Ma che risposta diamo ai cittadini? Ma vi rendete conto di quello che significa tornare a casa dopo aver lavorato e dover iniziare una battaglia per difendere la propria tranquillità? Oppure prendere i farmaci per poter dormire? Ma questa cosa, altro che kafkiana, ma è tremenda. Allora noi dobbiamo trovare il modo di far pressione sul questore. Io veramente comincio a sospettare, ad avere dei sospetti grossissimi, perché se questa situazione non si risolve c'è qualcosa che non va. E comunque la risposta io la vorrei scritta, cioè noi la vorremmo scritta, perché specie sulle questioni che riguardano l'ordinanza. Cioè, non lo so, bisogna trovarla la soluzione. Che cosa dobbiamo? Dobbiamo aspettare il gesto eclatante? Perché ci sarà prima o poi un gesto eclatante.